4 giugno 1814. Luigi XVIII concede la carta del 1814. È una sorta di carta costituzionale che contiene, seppure con forti limiti, alcuni principi liberali. Diventato re nel 1814, Luigi XVIII di Borbone si rende presto conto che una radicale restaurazione non è più possibile in un paese come la Francia, ormai trasformata dalla Rivoluzione e dall'epoca napoleonica. La carta istituisce la monarchia costituzionale e riconosce la legittimità delle riforme presenti nei codici napoleonici.